vano alloggiamento per micro SD al solito. Devo dire che la scocca in magnesio e alluminio è molto leggera e molto resistente davvero. Andiamo a vedere la camera DJI X5S, qui abbiamo i filtri, cofanetto molto molto carino, scusatemi ma con una mano non voglio romperlo. È un'ottica mostruosa, credetemi, posterò dopo qualche video girato con questa. Decisamente robusta e neanche troppo pesante, sarà circa 800 grammi, non di più, pesa quanto un Mavic insomma. Diamo un'occhiata anche al radiocomando, non differisce molto da quello dell'Inspire One, ma è molto molto carino, sempre con la scocca in magnesio. Abbiamo solita presa USB HDMI, altre presine, tasto C1 C2, soliti tasti anche per la camera e per la modalità di volo. Si nota però decisamente un rinforzo sulla parte superiore, che di solito è sempre stato, diciamo, un difetto di DJI, il fatto che quando si metteva poi il tablet un pochettino faceva gioco la tenuta. Invece lo trovo molto migliorato insomma. Anche il nuovo caricabatterie futuristico del DJI Inspire 2 carica 4 batterie contemporaneamente, molto carino anche da vedere. Qui si attacca il plug DJI con un alimentatore, permette di caricarle tutte e 4 contemporaneamente. Vediamo anche l'attacco.